Mi chiamo Rocco Kukovac. Sono nato più di 50 anni fa tra il Friuli e Otranto. Mia nonna era una zingara slava, vestita sempre di nero, che fiutava tabacco. Sono morto 4 volte. La prima volta a 2 anni, sporgendomi da un balcone all'ottavo piano a Napoli. L'ultima volta, quando sull'autostrada per Salerno, all'improvviso, è scoppiata la gomma posteriore sinistra della vecchia Volvo. Achtung, Ruhe bitte! Und Action! Allora, questa è la preparazione del film. Vuol dire fare i provini, i sopralluoghi. Il problema è che il regista... Io faccio la parte della donna del castello. Ieri addirittura mi hanno truccato da castellana Morris. È una delle mie priorità. Il contesto in cui si può annoverare il ruolo che mi è stato assegnato è da definire nell'ambito dei 3 presupposti. Che riguardano comunque l'insieme della logica delle forze. Dimentica tutto, io sono un assistente, sono russo, perché la scuola russa è importante per il cinema. Io però non parlo russo, infatti nel film dico i numeri, poi mi toccano i numeri al posto delle parole, 7, 21, 12, 44. Carissima sorella, finalmente ho iniziato le riprese del mio film. La storia è quella dell'Oresteia, un racconto, come sai, a cui sono molto legato.
il ritorno del generale dalla guerra di Troia, la vendetta della regina per vendicare l'assassinio della figlia. Per capire meglio cosa accade con l'amore, col tradimento e con la morte, ho convocato sul set una vera assassina, omicida del marito e della sua giovane amante. Così l'antica tragedia è diventata la storia di un pugile che ormai alla fine della carriera organizza con la moglie una rapina. Lui poi scappa coi soldi rubati in Turchia. La moglie invece finisce in galera. Lei lo aspetta per 10 anni e quando lui torna con la sua giovane amante, Elena, la moglie del pugile, li ammazza tutti e due. E tu come stai, sorella adorata? Exzellente Wahl, das mit dem Bier. Mein Lieblingsbier. Besser als Wein. Besser als Wasser. Entschuldigt. Ich muss weg. Sentivo le loro voci, ma non capivo una sola parola. Le parole di tutti erano soltanto un balbettio incomprensibile che mi faceva ridere e che mi faceva piangere. Mi tornava alla mente il corridoio dell'ospedale. Rivedevo i consigli dei medici. La casa deve essere esposta ad est, mangiare miele e carne giovane, femminile, possibilmente pollastri, e vino fresco, leggero. La porta della stanza era chiusa. La finestra di notte guardava, lasciami dormire. Ma quando accadrà qualcosa? E in che modo? Mi aspetto che sia in modo evidente e che nonostante questo rallentamento dell'intelligenza causa la ferita, io possa ancora capire. Fermo in mezzo al deserto, perdevo dunque la distanza fra dove stavo e che tempo era ora, con l'ultima corriera perduta, anche quella, e con la paura di perdere la prossima seguente. Entonces, señor Rocco, buenos días. Veo que estamos en pleno trabajo. Le robaré solo unos instantes. Pongo la grabadora. Espero que funcione y no se bloquee como la última vez. Quartermaster, tu parla in pace, è l'opera di tutta una vita. La vita di Robert Rauschenberg consta di 191 piezas che sigue per
perímetro del espacio increíble en el primer piso del Museo Guggenheim de Bilbao. La obra empezada en 1981 está destinada a crecer día tras día. Hasta que coincida con la vida misma del artista, la obra se convierte así en una obra de arte total, una historia, un equipaje de visiones, la existencia como una obra de arte, una vida salvaje, en fin. Hoy tenemos la historia de un veterano, un marinero della Prima Guerra Mondiale, quando è un eroe. No, è cambiato. La giornalista mi corre incontro e mi chiede del film, la storia del pugile, della rapina. Ma la storia ora è cambiata. È cambiata. È diventata quella di un missionario che torna dall'Africa per seppellire la madre morta. Questa era la storia vecchia. Sorry, I wanted to ask you, is my hair okay like this or should I make it curlier? And is this okay like this if I wear the shawl over my shoulder? And the other day I wore these gloves in the castle. Don't you want me to wear these? But my makeup, is it? Should I be more aggressive? Tutte le mie ferite sono diventate pioggia. Tutte le mie ferite, petali di rosa. Ogni petalo è una goccia di sangue e una storia. Come una regina, come una stupidina. Tutte le mie sciocchezze, le mie parrucche, i miei belletti. Se ti hanno fatto ridere, mi hanno fatto ridere, se ti hanno fatto del bene, prima o poi mi faranno bene. Che ne dici? Buonanotte e soprattutto buona fortuna. Carissima sorella, ho cambiato la storia del film. A dire la verità, il film sembra proseguire da solo. Provo a trattenerlo, ma non riesco. Adesso il film è diventata la storia di un missionario che torna dall'Algeria per seppellire la madre. Ogni sera rivedo Fellini, Tarkovsky. E tu come stai, sorella adorata? Non rattristarti troppo.
per la tua delusione amorosa, i tuoi errori, se mai ne hai fatti. Siamo mortali, sorellina, provvisori, meravigliosamente incerti, inadeguati, fallibili. Siamo nel gioco del mondo e nel gioco degli altri. Siamo nel tempo, vissuto appieno proprio oggi, in questo stesso momento, feriti a morte dalla vita. Por el retraso. Había un tráfico increíble y bueno. Bien. ¿Cómo era la historia? Non è a me che devi fare questa domanda. Come? Non è a me che devi fare questa domanda, mi hai capito? Entendí. Però la película habla también de su historia, no? Non me ne frega niente del film, niente. Io me ne stavo ad aspettarlo in galera. Quando è tornato dalla Turchia, dall'Iran. Con la sua ragazzina del cazzo. E senza i miei soldi. Senza i miei soldi, quelli della galera. Ma mi capisci quando parlo? Por supuesto que entiendo. Él volvió de Turquía con otra mujer y se había gastado todo el dinero. Era un boxeador. Parli spagnolo, eh? Ragazza, io sono qui con un permesso. Tra due giorni torno in galera. Quando sono tornati io ho preparato una bella cena. Con lo spumante, spumante piemontese. E poi li ho ammazzati tutti e due. Il pugile, l'eroe di casa e la puttana dell'Oriente. Tutte e due con un grosso coltello. Un bel film. E poi mi sono messa a ballare con il mio amico. Con il mio amico, diciamo così. E poi mi sono messa a ballare. Con il mio amico. A ballare. Siamo dunque al finale. Siamo già al finale? È proprio così. Gli amanti muoiono. Il paese si sfascia. La storia d'amore che tutti ci aveva commosso è all'epilogo. La disoccupazione aumenta. Il prodotto interno lordo non decolla. Ma su, qua ci vorrebbe una cosa più poetica per finire la scena. Pil, oh mio Pil. Più poetica. I numeri che non servono a contare, i 12 degli apostoli, il 2 della differenza sessuale, il 3 della trinità divina. Signore e signori, questa sera è un grande spettacolo, pieno di mosse contro mosse. Signore, signori, questa sera un grande spettacolo, pieno di mosse contro mosse. Thank you.
Quando io urlo quelle cose a Rocco, gute spia, mein Lieblingsbier, gute Wahl, mi complimento con lui per la birra. Poi scappo dai militari, ma non so il motivo. Poi faccio anche tanti altri personaggi perché mi pare che non ci siano i soldi. Kein Geld, wie bei Fassbinder, das ist alles. چون من هم اولینم هم آخرینم، بدکاره اما مقدسم، چون هم مادرم هم دختر، پرستیدنی اما تحقیر شدم، چون هم عروسم هم داماد، آبی که سیراب میکنه و سیل، هم خشکم هم خیس، اوریان اما با حجابم. من مادر پدرم هستم، اون زن بیچاره. من هم آغازم هم پایان، روزم اما گوشت خوردنیم، باکرم اما مادیان پرشهوتم، هم زمینم هم بیابون، هم غبارم هم گل. Подходите, подходите. Мы начинаем образовательный развлекательный спектакль. Господа, не стесняйтесь, подходите. Пожалуйста, господин, подходите. Ближе, ближе, не стесняйтесь, подходите. Bonjour. Здравствуйте. Che succede qui? Спектакль в театре. Bene, bene. Di cosa parla? Это диалог между врачом и его пациентом. Non dura molto? Нет, он короткий. Allora io entro, quanto è il biglietto? Для вас бесплатно, вы будете нашим гостем. Проходите, пожалуйста. Grazie. In heaven, I am making my will, and I pray, sir, tell me, were not one better making it smiling thus than in deep groans and terrible, ghastly looks, as if the gifts were parted with procured that violent distraction? Oh, much better. If I had a husband now, this care were quit. But I intend to make you overseer. What good deed shall we first remember? Say, begin with that first good deed. Begin it the world after man's creation, the sacrament of marriage. I'd have you first provide for a good husband,
give him all. All. Yes, your excellent self. In a winding sheet. In a couple. Saint Winifred, that were a strange will. 'Twere stranger if there were no will in you to marry again. What do you think of marriage? I take it as those that deny purgatory. It locally contains or heaven or hell. There's no third place in it. How do you effect it? By banishment, feeding my melancholy, would often reason thus. Pray, let's hear it. چقدر روژ لب مصرف کردم که تو آینه تو زیبا به نظر بیام. Carissima sorella, non ci crederai. Ho ripreso in mano la storia del pugile che scappa in Turchia con la sua giovane amante dopo la rapina. Istanbul è così fascinosa. E poi la gente ama le storie cruenti. E il mio cuore nuovo funziona che una meraviglia. Ascolto quel battito imperioso, autorevole. Il rumore sembra quello di una fabbrica felice al lavoro. Una vita nuova. Ricomincia tutto da capo. Invece che in bianco e nero, ora vedo il colore in tutte le sue sfumature. A presto, sorella cara. Scusate se mangio, ma abbiamo pochi minuti di pausa. Tra qualche istante finirà il primo tempo. Queste infatti sono le ultime immagini di questa parte del film. L'ultima scena per la precisione. Dopo un breve intervallo inizierà la seconda parte.
La seconda parte non è molto diversa dalla prima parte, per il mio, ma giudicherei voi altri se pensate che questo sia un argomento interessante. Nel frattempo può di bere qualcosa, smangiucchiare, scambiare due parole, anche sul film, se vuoi, oppure fumarvi una sigaretta. Non in sala, naturalmente. Forse in questo cinema c'è un posto dove sia possibile fumare. Comunque c'è la toilette. Ecco. Si tratta di far passare questo intervallo di tempo. Anzi, siccome il tema di questo film è l'intervallo, quel frattempo mancato tra un accadimento e un altro, lasceremo il proiettore acceso su un bel bianco. Un bianco latte, un bianco cielo, bianco come un cencio, bianco come... Insomma, invece che interrompersi, il film prosegue con questo bianco sul muro. Quando le luci del sale si accende, voi altri potete uscire pure. O mangiar seduti qualcosa. Sullo schermo seguita la scena del bianco. E dopo un po' il film ricomincia. La scena del fondo bianco prosegue con qualche altra. Scena. Voglio farti vedere una cosa. Non farti vedere, parla piano. Guarda da quella parte. Tu da? Esatto, vedi? Sto. Guarda bene, non farti accorgere. Sto. A destra, accucciato da una parte, c'è un cane. Sabaka? Un cane. È una settimana che è fermo in quella posizione. Ciorna e sabaka? Esatto. Hai visto? È una settimana che sta fermo in quella posizione. Non è strano? Но это только рисунок. Рисунок на картоне, воткнутый в песок. Un disegno. Рисунок. Un disegno. Ecco perché non si è mai mosso. Это рисунок. Bentornato, mio eroe. Amore mio. Mio ex campione dei pesi medi alla quarta ripresa.
Ti ho aspettato. In galera. Come un cane. Per 10 anni. Benvenuto. E chi è quella bella ragazzina? Come magra. Parla una lingua sconosciuta. Ah, viene dall'Oriente. Così giovane. Così magra. Lui mi chiese, infine, se sapevo nulla della poetomachia. Gli dissi che non avevo ben presente Dekker e Marston, ma era un modo per accorgermi d'improvviso che toccava a me. Virginio, sudatissimo, mi saltella davanti. La ragazza col vestito corto gira sul quadrato col cartello numero 4. 4. Come 4. E gli altri 3 round, quando sono passati? Quando? E come sono andati? Come? Cosa ho combinato? Cercavo di capire, mentre paravo malamente pugni su pugni, cercavo di capire, con le mani strette davanti alla faccia. Il 4º round. Impossibile che questo sia già il 4º. Un altro pugno, un altro. Ed ecco. Ecco, ora prendo un colpo all'occhio sinistro. Qualcosa si è tagliato. Il sangue che cola, porca miseria. E adesso? E adesso? Mi viene da ridere. In modo irrefrenabile mi viene da ridere e rido. Rido, fortissimamente rido. Perché in questo stanzone vuoto io prendo pugni in faccia al 4º round da un certo Virginio, figlio di Isabella de' Medici, nato, non ricorda nemmeno lui dove, nel 1572, è morto nel 1615. Mi guardo intorno, sperando che qualcuno faccia qualcosa. Allora, nemmeno una parola. Cado allora. Cado davanti a quei pesci che dovevano essere la nostra cena. Cado. Che stai facendo? Che faccio? Scappa, ecco che faccio. Se tuo marito mi trova qua dentro, mi fa pezzi. Ascoltami bene. Ascoltami, ti ho detto. Lui e la sua cagna se ne andranno all'inferno questa notte stessa. Questa notte, ti dico. Sei matta. Sei proprio matta. Lascia stare il vino.
Dammi la retta. Quella mi ammazza, hai capito? Io me ne vado. Io me ne vado in Sud America. Ho visto le sue borse. 4 borse grosse piene di gioielli e dollari americani. Una vera ricchezza. Roba da andarsene in Bolivia e sistemarsi per tutta la vita. Ho in mente un piano perfetto. Molto semplice. Meglio che fare una rapina. Quando lui fa il bagno. Quando sta steso nella vasca. Con la musichetta nella stanza. E la schiuma sugli occhi. Io gli ficco un coltello in gola. I dollari americani. Uno e due. Uno e due. Io ballo. Ballo. Lui si fa il bagno con la schiuma sugli occhi e la puttana si asciuga i capelli, tutta nuda. E noi ci avviciniamo con la naturalezza. Piano piano. Dolcemente. Io li ammazzo tutti e due. E io ti aiuto. Così mi hai convinto. E quel che è fatto per ultimo è fatto bene. Passami il vino che devo bere. Hablé un poco con el actor que interpreta al alemán, de hecho él es de Berlín. Estoy hablando con algunos de los intérpretes de la película para entender su trabajo como director. Le pregunté su opinión sobre la película. Me dijo que seguramente se inspira a la primera obra de Fassbinder, al periodo del grupo Amphitheater de la película Castle Market, debido al hecho que los actores no son pagados. ¿Usted se reconoce en estas palabras? Rocco. ¿Usted entiende español? Me había dicho que sí. Ci dovrebbe essere una disolvenza. ¿Cómo? A questo punto della scena era prevista una disolvenza. ¿Cómo una disolvenza? No entiendo. Tra poco saremo dissolti, mi dia le mani. ¿Cómo saremos disueltos? ¿Qué quiere decir? Tra poco saremo dissolti, se vuole può baciarmi. Nos disolvemos. Es un desastre. Oh, Dios, explíquemelo, por favor. ¿Qué quiere decir nos disolvemos? Dios, yo la beso, pero si descubro que es un truco, un estúpido truco de un estúpido director. شما مردا، شما مردای زیادی مبتذل، شما مردای زیادی آروم، شما مردای زیادی باهوش، شما مردای زیادی احمق، شما مردایی که عجیبین و هیچی براتون عجیب نیست، شما مردایی که با خودتون بدبختی و مریضی آوردین و همه جا رو، همه زمینا رو با کربن سیاه و فسفر سفید به آتیش کشیدین، شما مردا که بلد نیستین جلوی طبیعت زانو خم کنین، شما مردا که خوب بلدین حساب کتاب کنین و منطقی باشین، شما مردا که همتون لعنتی هستین. Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern.
Es muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern ein. Notizie di oggi. Hanno trovato la principessa persiana piena di collane d'oro, con le dita delle mani e dei piedi tagliate in cima. Pensano tutti che siano stati i topi, che sono riusciti a entrare nella tomba. Io credo che sia stata lei a lasciarlo scritto nel testamento, per paura dei topi. Il fisce! 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 Benvenuto, amore mio sposo, mio eroe, mio ex campione di pesi medi alla quarta ripresa. Bentornato, amore mio sposo, mio eroe, mio ex campione di pesi medi alla quarta ripresa. Bentornato, amore mio sposo, mio eroe, mio ex campione di pesi medi alla quarta ripresa. Bentornato, amore mio sposo, mio eroe, mio ex campione di pesi medi alla quarta ripresa. Bentornato, amore mio sposo, mio eroe, mio ex campione di pesi medi alla quarta ripresa. Bentornato, amore mio sposo, mio eroe, mio ex campione di pesi medi alla quarta ripresa. Bentornato, amore mio sposo, mio eroe, mio ex campione di pesi medi alla quarta ripresa. 7-14, 21-44. Почему Рокко находится в России? Вы хмали? Нет, спасибо. Я хочу сказать для истории, какова причина Рокко в России? Perché così andiamo in Russia. Deve essere bella la Russia, no? Мы не поедем на самом деле в Россию. А, non andiamo in Russia. Ma che cavolo di film è questo? Если хочешь, в Россию с тобой поеду я. Да, скоро мусор, и ты там закрыли. Rocco se trouve en Russie? Oui, comment? Non, merci. Je veux dire, pour l'histoire, quelle est la motivation de ce voyage en Russie? Eh, perché così andiamo in Russia, deve essere bella la Russia, no? Ma non allons pas en Russie. Ah, non? Non andiamo in Russia? Ma che cavolo di film è questo? Je parle avec toi en Russie. Is now in Russia. Vuoi fumare?
No, thanks. I mean, for this story, what is the reason of his trip to Russia? Beh, perché così andiamo in Russia. Deve essere bella la Russia, no? But we are not really going to Russia. Ah, no? Non andiamo in Russia? Ma che cavolo di film è questo? If you want, I may go with you to Russia. Estamos en un momento muy especial. Tenemos la oportunidad de seguir en directo un momento creativo. Nos encontramos en una gran sala donde el director se encerró por algunos días en busca de inspiración. Tiene que escoger cuál entre sus historias se va a convertir en la película. Lo ayudan en esta búsqueda, en este viaje, su ayudante de confianza que lee páginas dispersas del guión de La dulce vida de Federico Fellini y una joven violonchelista rusa que lee algunas páginas del guión de Stalker de Andrei Tarkovsky. Estoy grabando cada cambio, cada paso de este trabajo sobre las imágenes que serán elegidas o eliminadas. Imágenes perdidas. ¿Cuáles son las imágenes imaginadas y perdidas? ¿Cuáles son las imágenes que no se han convertido en historias? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde están? ¿Dónde han ido a acabar? ¿Están junto a las imágenes que se han convertido en algo o se ocultan, perdidas para siempre? Pobres imágenes, historias que no se han convertido en nada. 7, 21, 14, 17, 44, 45, 46, 34, 32, 31, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92. Insomma, basta, vediamo se riconosci la strada, vediamo se sa fare la roba da... A fare l'attrice prestissimo, da putea. A 4 anni facevo ostianate e butta su donatore. Poretto. Devo i cavi corti. Entravo in scena con mia mamma che mi portava Parmán. E dopo, tutta la vita con la valigia. La biacca sulla faccia, le scarpe dentro una valigia. Una volta una donna buona, una volta una donna cattiva, una volta una matta, una volta una sema. Però così quel che vedo davanti agli occhi non li vedo più, no? Dopo inciampo e cado. Devo anche ricomprarmi lo shampoo. E le crocchette per il mio gatto. Un gatto nero, piccolo. Sarà così. Forse così. Lo zingaro, Yusuf, è l'amante di mia madre. Mia madre è l'assassina di mio padre. Quando mio padre torna con l'amante, la ragazza iraniana, lei, mia madre, lo ammazza. Lo zingaro mi maltratta, in qualche caso, come si può dire, mi molesta. Non ho capito qual è la storia, credo sia un film a episodi. Scusa, 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 questo corteo qua va bene per l'ultima scena.
Senti, scusami, perché ho portato il negato nero. Siccome preso un po' diabetico, è possibile alzarlo quando mi dispiaceva alzarlo a casa. E dopo, aspetta, l'ultima cosa, senti, siccome questo vestito, a forza di tagliarlo sono rimaste in mutande. Ecco, se è possibile avere un altro di nuovo, per favore? Non entiendo. È sempre la misma escena. Una mujer che llega del mar. Può essere una pellicola così, solo con una escena. Una mujer che llega del mar, una mujer che llega del mar e già. È un'obsessione, non entiendo. If the actors, when they have to kiss in a film, do they really kiss themselves or do they just pretend? I was wondering if they pretend because since I was a little girl, I've always wanted to know if it's real or if they just pretend because it looks real. It does look real, and I always wondered. La prima scena comincia con un cavaliere medievale lanciato al galoppo lungo una spiaggia bianca e lunghissima. Vestito con tutta la sua armatura, le braccia, l'elmo, e lungo un mantello rosso fuoco che svolazza sulla schiena del bellissimo cavallo. Un galoppo autorevole da film in costume. Poi ci accorgiamo che il cavaliere è ferito, in mezzo alle maglie di ferro e gli stemmicola del sangue fresco. Il cavaliere viene stretto al collo. Vediamo la spiaggia e il mare un po' increspato, delle onde laggiù, in lontananza un castello medievale da cui esce un fumo, forse stanno cucinando del pane, qualcosa da mangiare, insomma qualcosa, sì. Ma ecco, dietro il cavaliere un centinaio, forse più, i cavalieri saraceni lo inseguono confusi e minacciosi in un turbinio di spade turbanti, occhi neri, teli colorati, e sopra respira affannato un cielo grigio, scuro, pieno di pioggia, confusione. Non si sentono le grida loro, ma solo il rumore del cavallo nella sabbia. Il cavaliere lanciato al galoppo, una disperata corsa per la vita. Lui si regge con tutte le sue forze al cavallo, finché noi, con un po' di trepidazione, lo vediamo scomparire dall'inquadratura, mentre laggiù, in mezzo al mare, vediamo incrociare a largo bandiere e vele. Fine della prima scena. Meine Fische, kommt zu eurem Freund, dem Fischer. Kommt, meine Fische. Kommt zu eurem alten Freund. Kommt. Kommt her, meine Fische, kommt her zu eurem Freund, kommt her, kommt, meine Fische, kommt, meine Freunde, ich bin's, euer alter Freund, der Fischer, kommt her, meine Freunde. Allora, l'hai finito questo film? Ti è servita la mia storia? Mi pare, amico mio, che in questo film non si capisce proprio niente. La mia storia invece era semplice. Io ero innamorata persa di quel tipo. Assieme abbiamo fatto una rapina. Lui è riuscito a fuggire coi soldi. Io l'ho aspettato. Alla fine lui è ritornato con la sua bella signorina. Allora li ho ammazzati tutti e due. Adesso faccio la galera a vita. Una storia semplice. Ogni tanto esco coi permessi, come oggi. Così respiro un po' di aria di mare. Al mare ci siamo conosciuti io e lui. Mi pare. Non ricordo. Ma non mi importa. Carissima sorella, sono qui che leggo il giornale davanti al mio albero preferito sulla spiaggia e ho finalmente deciso. Il protagonista del film
sarà un calzolaio e il film racconterà il suo mestiere. Scarpe, lucido, piedi, riparazioni. Il mio cuore nuovo batte allegro e ti saluta con affetto, sorella mia adorata. Et voilà, c'est ça la clôture. Je me souviens très bien comment ça se passait, ce matin, tard. Ils sont entrés par là, lui et elle ensuite. Lui avec son jacket bleu marin, elle tout vêtue de blanc. Puis... elle s'est arrêtée devant la clôture, toute épouvantée. Puis, lui a parlé avec elle, l'a convaincue. Puis, elle l'a saluée avec un bisou, comme pour dire une espèce d'adieu. Puis, s'est déshabillée. Toute nue, et elle est entrée. Puis, une fois dans la maison, sa femme les a tués, tous les deux, dans le bain. C'est ça.
la colpa è della figlia di Nicò e dei suoi inganni. Lei ruba il mio cuore. Infine, una dozzina di ombrine e 5 ghirlande di rose. Sono davvero ammattito, che non ho i soldi per pagare nemmeno una di queste ombrine. Come farete a riconoscerlo per morto? Metterò una piuma sulle sue labbra. Pena la morte, nessuno mi parli di morte. Ascolta il mio sogno. Io anche ho sognato di te. La spiaggia era vuota. L'hotel aveva spento tutte le luci. E la mia anima, simile a una nave in una nera tempesta, è tratta non so dove. Mi riprendo. Come una candela consumata per un bagliore, all'istante mi spengo. La tua faccia è quella di un gaglioffo, sì, proprio quella di un gaglioffo. Vedi questo mantello? La lana pesante solletica la tua pelle nuda e tu ridi. Ti caverò gli occhi e ti strapperò il fegato a pezzetti. Mi fai paura. Mi hai sfinito. Sono sfinito. Questa storia mi consuma. Faccio fatica a ordinarla, a raccontarla. Vieni via con me. Ogni volta che dicemmo addio, ogni volta che verso la fanciullezza ci voltammo, ogni volta che dall'amato ci staccammo nel freddo chiarore dell'alba, ogni volta che vedemmo su morti occhi l'enigma richiudersi, o anche quando, semplicemente, ascoltavamo il vento nelle strade deserte e guardavamo l'autunno trascorrere sulla collina, stava l'angelo al nostro fianco e ci consumava. Stava l'angelo al nostro fianco e ci consumava.